presidente Lanzillotta e il professor Carlo Maria Medaglia, che è rimasto davvero entusiasta dell'iniziativa. Oggi parleremo un pochettino di tutte queste cose, delle energie rinnovabili, dell'inquinamento, di quelle che sono le possibili soluzioni, perché le soluzioni ci sono, è inutile piangere e lamentarsi, perché se decidiamo tutti quanti di muoverci a fare qualcosa, sicuramente potremo migliorare la condizione in cui viviamo oggi. Però di tutto questo vi parlerà il nostro amico Angelo, che è sicuramente molto 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 più esperto. Se avete anzi domandine, dubbi, qualcosa da chiedergli, è a vostra disposizione, ok? Grazie per l'attenzione. Possiamo fargli un applauso, grazie. Allora, io la prima domanda che voglio fare è questa qui. Tu sapete cos'è l'anidride carbonica? Sì. Che cos'è? Chi è che mi sa rispondere? No, ho sentito una risposta da scienziata, ovviamente, ho sentito un po' di per una media, qualcosa. No, è semplice. L'anidride carbonica. Puoi morire se lo vuoi. Sapete, no, è una molecola formata da carbonio e ossigeno, bravissima. Però che cosa fa l'anidride carbonica? L'anidride carbonica non è che di per sé è una cosa negativa, non è una brutta parola. È la base della vita, perché l'ossigeno e il carbonio sono la base della vita, però è in equilibrio nell'ambiente, c'è un equilibrio che va mantenuto, l'equilibrio tra l'anidride carbonica appunto e l'ossigeno. Che cosa è successo in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, diciamo nell'ultimo secolo? Che l'anidride carbonica insieme ad altri gas serra inquinanti ha squilibrato questo equilibrio che c'era, quindi questo è l'inquinamento, e questo squilibrio ha comportato un aumento della temperatura media globale, cioè che significa che la temperatura media in tutto il mondo si è alzata. Ma cosa succede se si alza la temperatura media nel mondo? Si muore. Cosa succede? Si sciolgono i ghiacciai, bravissimi. E se si sciolgono i ghiacciai? Arriva il livello del mare. E se aumenta il livello del mare, pensate, dicono gli scienziati, i due terzi delle terre emerse possono scomparire. Noi non siamo